Devo fare la spesa. Sapevo che prima o poi le mie skill di oboista sarebbero servite a qualcosa. No, non sono pazzo, è che purtroppo, usando la prolunghina che stavo usando ieri, c'era un po' di fruscio nell'audio e invece voglio fare un videoblog fatto bene, senza fruscio, senza niente, quindi sto a tagliare via la gomma. Mi rimane in mano come minimo. Non mi taglio via un dito. Qualcosa mi dice che adesso funziona. Ah, dimenticavo. Ovviamente quello che non fate lo ricopiate a manina nel giorno seguente. Ah, buongiorno. Come andiamo? Beh, oggi, allora, troppo presto per uscire a correre, che non mi piace correre al buio, ma voglio farti vedere una cosa. Ah, benvenuto al martedì delle recensioni. E oggi guardiamo questo strano oggetto qui, che è, in poche parole, se lo metto a fuoco, un router 3G della TP-Link, è il meno costoso che puoi trovare su Amazon. E voi direte, fra che fa quella saponetta che è quella che non devi far cadere in doccia in prigione? Praticamente è un cellulare che non telefona e non riceve messaggi, però crea una rete wifi inserendo una SIM. Ok? E praticamente costa una quarantina di euro, però è super comodo perché nel mio caso io ho preso un abbonamento della team che tipo mi hanno dato un 10 giga al mese di internet perché ho anche Telecom a casa e io avevo questi 10 giga e non riuscivo mai a usarli con questo aggeggio che ha tra l'altro questa super batteria da 2000 mAh posso creare un wifi e collegare portatili, altri telefonini, questa videocamera. Insomma, è comodo. La password del wifi è all'interno del guscio, quindi non potete perderla. Si ricarica con un classico collegamento micro USB. Se lo metto a fuoco, madonna, che c'ha oggi? Se lo metto a fuoco, micro USB normale, la batteria dura più di una giornata. Cioè, proprio col wifi sempre acceso, quindi. Ed è figo perché sono tornato ad ascoltarmi Spotify a cannone sul telefonino perché non ho più paura di finire i giga perché ho quell'aggeggio qui. Io penso che il punto suo più, diciamo, comodo, mi sto immaginando tipo se andate in vacanza, prendete una sola SIM con internet estero e tutti possono accedere a internet perché crea il wifi è anche molto molto veloce perché ho provato a fare un upload su YouTube ed era più veloce della DSL di casa mia. Quindi te lo consiglio, questo qui voto in realtà 4 di onore, lo chiamerei 4 di onore. E anche sì, è effettivamente tutta plastica, che se guardiamo bene di qui è comunque proprio plasticone. Però la finitura non è male, sì, questa graffierà di sicuro tantissimo perché è veramente troppo, troppo lucida. E poi c'è questa finitura da finta, finta pelle, tipo. Non ha tanti controlli, c'è il tasto di accensione e basta. Fine dei controlli. Crea wifi, accedi con la password. Non so se si vedono, ci sono dei LED di indicazione, questo qua diventa rosso quando la batteria è spenta e questo qua ti indica che. Oppure, che ne so, volete comprare un iPad ma non volete la versione 3G, se vi cacciate questo qua in tasca, il vostro iPad diventa un iPad 3G. O qualsiasi cosa. Adesso, ad esempio, è uscito anche il nuovo Kindle Fire che costa tipo 50 euro, però ovviamente non è 3G, cioè dovete essere sotto Wi-Fi per usarlo, ma se volete usarlo in treno, TP-Link. Ah sì, dimenticavo, dentro trovate anche questi fichissimi adattatori da nano SIM, micro SIM.
insomma un po' tutte le misure, così non dovete tornare in negozio a cambiare la SIM, che è sempre una rottura di coglioni cosmica, e vi strappano 5 euro. Pantaloni nuovi? E poi vi dico come sono. Sì, anche in questo momento non ho i pantaloni. Beh. Meglio. Meglio di ieri. Un po' male. Ginocchio destro, ma è normale. Doccia. Andiamo a fare la spesa? Ah, la borsa, mi dimentico sempre le borse. Ok. Penny Market. Dai. Cazzo, la voglio anch'io quella maglietta fluo. È fighissima. Ok, non dovrei fare questa cosa mentre guido, ma vabbè, dai, siamo ancora in campagna. Cazzo di capelli. Ok, ho anche appena realizzato che sono uscito, ho preso le borse, ho preso la tessera del Penny, ma non ho guardato cosa cazzo devo comprare. Porca troia. Siamo arrivati. Ok, ci siamo, è la gara delle panda. Panda 2x4 contro panda 4x4 bianca. Seguiamolo. Ma noi